E continuiamo terminando, diciamo, la conoscenza del formalismo delle activity diagram, aggiungendo i costrutti che finora non conosciamo. Allora, solo due puntualizzazioni. Una è, per quanto possibile, sia a scopo di chiarezza che documentazione, che anche di minor rischio di errate implementazioni o errate interpretazioni di ciò che modelliamo, cerchiamo per quanto possibile di definire dei processi che siano strutturati. Strutturati, ossia per blocchi. Un processo strutturato è un processo che, grosso modo, segue queste tre regole, cioè quello che in ciascun blocco ci sia una sola freccia entrante e una sola freccia uscente. Freccia uscente è obbligatorio, ma soprattutto freccia entrante, anziché, l'abbiamo fatto noi nel disegnare, ogni volta che c'erano percorsi diversi per arrivare a una certa attività, mettevamo in testa il nodo di merge. Dove abbiamo le attività parallele, il fork e join, cerchiamo di mantenerli appaiati, un fork un join e così via. Nel caso di due viene da sé, però ci fosse un fork a più vie, allora se esco con quattro vie, poi potrò avere un join con quattro vie. Teoricamente potrei fare il join di due, poi di altre due, e poi metterle insieme. Però crea una asimmetria che diventa, diciamo, aumenta la difficoltà di lettura e di codifica del processo. E la stessa cosa per la decisione e il merge, tenerli separati, cioè scusa, accoppiati. Vediamo un po' se questo l'abbiamo fatto, non ne sono del tutto sicuro nel nostro modello. Nel nostro modello, eccolo qua. Allora, perché è sempre così difficile zoomare, ecco. Allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare le corrispondenze. Beh, il fork e join, abbiamo un fork solo che corrisponde a questo join qua, e siamo a posto. Poi, per quanto riguarda invece i nodi di scelta, abbiamo questo nodo che è un merge, che corrisponde a quale choice? A questa. Ma anche a questa. Cioè, se vedete, abbiamo usato un unico nodo di merge che raccoglie questa choice, creando di fatto un loop più stretto. Qui abbiamo un loop stretto che è fatto da merge, fornisce risposta, sceglie domanda, prossima domanda e ritorno qua. E però abbiamo anche un loop più largo, un ciclo più largo, che parte da qua, risposta, sceglie, termina quiz, chiede conferma e non conferma. Quindi sono due cicli annidati uno dentro l'altro. Uno è il ciclo che permette di andare avanti con le domande, l'altro è il ciclo che permette di rientrare nelle domande quando non confermi che vuoi uscire. Allora, messo così, è un processo che non è strutturato, perché abbiamo due punti di divisione del flusso di esecuzione, due punti di choice, ma un solo punto di ricongiungimento. Per farlo diventare strutturato dovremmo sdoppiare questo. E quindi avere due punti di ricongiunzione, uno più esterno, pardon, a cui arrivo da qui. Quindi il ciclo esterno lo faccio con un merge più esterno. E il ciclo interno lo faccio con un merge più interno. Quindi a questo punto ho l'accoppiamento. Questo è il punto di inizio di un ciclo che termina qua, il quale ciclo è tutto all'interno di un altro ciclo che inizia qua e termina qua.
Quando noi parliamo di un ciclo, stiamo parlando di un costrutto strutturato, più di alto livello. Quando io insegnavo il corso il primo anno, dicevo che un ciclo è fatto di quattro cose. No? La condizione, l'inizializzazione, la condizione, l'incremento e il corpo. Le due cose più importanti erano la condizione e il corpo. Che cosa ripeto e per quanto lo ripeto? Allora, devo poter identificare. Il formalismo degli activity diagram ci permette di fare anche cose che non sono strutturate. Quindi non avrei potuto descrivere il diagramma di prima parlando di cicli. Avrei detto sì, vedo che posso tornare indietro, ma posso tornare indietro in due modi diversi. Però tornare indietro è un concetto poco formalizzato. Facendolo strutturato in questo modo posso dire che dopo che lo studente si è autenticato, entra in un ciclo ampio, che è il ciclo di conferma e quindi consegna, e all'interno c'è un ciclo più stretto che è quello di navigazione delle domande. È una piccola variante, ma contribuisce alla lettura. Tra l'altro, se ci pensate, fatto così, noi potremmo oscurare tutta questa parte interna, se il diagramma diventasse complicatissimo, difficile da leggere, al posto di tutta questa parte interna potremmo mettere un unico blocco che si chiama rispondi alle domande. Lo studente risponde alle domande. E questa parte qua la potremmo disegnare in un foglio a parte. Per poter spezzare modularmente, anziché fare tutto su un unico foglio di dimensioni a zero gigantesco, poterlo fare per parti, io ho bisogno di poter estrarre o inserire dei moduli che siano intercambiabili con delle attività singole. Cioè, tolgo un pezzo e al suo posto metto un'attività singola e poi spiegherò da altre parti come è realizzata quell'attività singola. Per poterlo fare, però, è necessario che io possa identificare un punto d'ingresso e un punto d'uscita. In questo caso il punto d'ingresso è qua e il punto d'uscita è qua. Allora posso tagliare, immaginate, tagliate qui, tagliate qua, vi viene via tutto il pezzo. Se invece avessimo avuto quei due merge uniti come erano prima, dovunque tagliassi rimaneva sempre un pezzo appeso, no? Non si staccava mai dal foglio. O veniva via anche quello che non volevo. Ok? Poi vediamo tecnicamente come fare questa operazione di spezzare e portare fuori. Vediamo tra 3 minuti. Ok, poi gli altri due andiamo un po' a vedere. Questo anche qua inizia un ciclo che termina qua, viene aperto qua e chiuso qua. Infatti questo blocco, vedete che inizia qui, se dovessi tagliare la parte di valutazione delle risposte, inizia qui, potrei tagliare in questo punto e tagliare in quest'altro punto. Un punto di inizio e un punto di fine, all'interno ciclo faccio cose complicate. Ma visto dal più alto livello è un blocco unico che ha un punto d'ingresso e un punto di uscita. Così riusciamo a digerirlo un boccone alla volta, se lo manteniamo strutturato. Se invece non lo strutturiamo, anziché un boccone alla volta, dobbiamo ingurgitarlo tutto, con il rischio di fare un'ingestione concettuale e non capirci più niente. Quindi questa è una verifica che dovremmo fare sempre. Vabbè, poi la chiave di lettura di questi activity diagram possono essere di due tipi. Una parte che, diciamo, avviene di più all'inizio dello sviluppo di un sistema, che sono strumenti, lo usiamo come uno strumento descrittivo. Cioè ci serve per spiegare meglio come vogliamo che funzioni il sistema. Come sono articolati i processi gestiti dal sistema. Quando volte avreste voluto, leggendo un regolamento, dalla guida dello studente, dal ministero, cosa, che ci fosse un flowchart che dicesse fai questo, poi questo, poi quest'altro. Perché nel leggere il testo scritto sono sempre più le domande che le risposte. Perché una cosa non si capisce, quest'altra neanche, questa non si capisce se va fatta prima, se va fatta dopo, se va fatta insieme, se è obbligatorio, perché poi c'è l'inciso dell'inciso della parentesi e non si capisce niente.
Allora, estrarre questo livello significa, poi bisogna essere in grado anche di leggere lo flowchart, ma perlomeno non è ambiguo, non ci sono dubbi, magari è sbagliato, non lo so, ma quello che c'è descrive un certo processo al di là di quelle che possono essere le ambiguità insite nel linguaggio. Poi non sarà mai perfetto, ovviamente, perché devo capire, devo aver spiegato cosa significa fare le varie attività, cosa significa la frase che c'è scritta lì dentro. Però perlomeno nel complesso qual è l'organizzazione delle fasi, l'ho definito. Quindi in questo caso è uno strumento di descrizione. Anziché scrivere tre pagine a parole, faccio una figura e poi la spiego. È uno strumento molto potente. Ma se poi vado avanti con i dettagli, quindi aggiungo informazioni man mano che vado avanti, può diventare anche uno strumento prescrittivo. Cioè può diventare l'allegato tecnico di un contratto che io faccio a una società di consulenza che mi dice, alla quale chiedo, realizzami un sistema che funzioni così. Allora, se è una documentazione di questo genere, rispetto a una descrizione testuale di questo genere, ecco, qui diciamo che l'ipotetico consulente può fare molto più a muzzo suo, interpreta a modo suo tante cose. Mentre noi ci abbiamo già ragionato e l'output, il risultato dei ragionamenti che abbiamo fatto, l'abbiamo formalizzato qui, e quindi diciamo, sì, realizza il sistema che fa quelle cose, ma le fa così, in questo modo, con questo flusso, perché ho fatto certe scelte. E quindi diventa, può diventare anche un elemento contrattuale, no? Prescrittivo, rispetto al quale il sistema informativo che verrà costruito verrà verificato, verrà validato. Vediamo se funziona davvero così, o se tu hai fatto una cosa diversa. Allora, finché la frasetta scritta a parole è sempre passibile di ambiguità, litigi e cose del genere. Quando invece lo formalizzi meglio, è vantaggio per entrambi, sicuramente. O sicuramente per te che lo richiedi. È chiaro che richiede maggior investimento, diciamo, dal lato del committente, perché il committente decide, sceglie di fare un'analisi più approfondita, più tecnica. Nelle pratiche contrattuali, di solito questa fase, allora, nei percorsi più complessi, di solito si cerca di organizzare l'attività in due fasi. Il committente si immagina una cosa di questo genere, e immaginiamoci questo testo. Poi dice, vabbè, questa cosa qua non la posso mettere nel contratto, non solo questa, perché sennò lascio troppi margini di manovra. Allora, come prima fase, faccio una fase di analisi. Magari il committente non ha la competenza per farla, però pago, tra virgolette, l'analisi a parte rispetto all'implementazione. C'è una prima fase, ci sono molti contratti articolati in questo modo, c'è una prima fase di analisi in cui il committente e il consulente, l'outsourcer, chiamatelo come volete, iterano sull'analisi, cercano di capirsi e arrivare a un documento di analisi. A quel punto non è ancora stata scritta manco una riga di codice, ma neanche una videata, niente. Documentazione di questo genere. A quel punto, se va bene, si firma. E si dice, ok, allora realizziamolo così come l'abbiamo analizzato. Questo, tra l'altro, serve anche al consulente per quantificare la propria offerta. Cioè, immaginate un attimo, di fronte a tre pagine, cinque, scritte così, quanto costa? Beh. Di fronte invece a un'analisi in cui posso già elencare quali sono le attività, posso già quasi contarle videate qua. Allora, se mi chiedi un preventivo, io so già quantificare molto meglio la complessità del sistema, quanto sarà complicato i dati che devo gestire, come faccio a importarli, come faccio quanto spazio ho bisogno. Quasi quasi riesco anche a vedere quali sono le query che devo fare, quindi quanto carico ci sarà sul database, quindi quanto potente deve essere il server che ci metto. Con l'esperienza, ovviamente. Mentre invece, su una descrizione puramente qualitativa, tutti questi ragionamenti non si possono fare, allora il preventivo viene fatto sparando a caso.
Tipicamente, se parlate con qualcuno che lavora, fa questo lavoro, ti dice: ma sì, l'altro anno da quel cliente abbiamo fatto una cosa simile, prendiamo quel prezzo, aggiungiamoci il 20%, questo è il mio preventivo. Questo è il livello di approfondimento a cui riesci ad arrivare se lavori così. Chiaro che devi riuscire a convincere il committente a lavorare in queste due fasi qua. Facciamo un percorso insieme, lavoriamo prima 2 mesi, arriviamo a specificarlo meglio, me li paghi, e poi se siamo d'accordo facciamo il preventivo e contrattiamo sul sistema completo. Se poi non siamo d'accordo, tu comunque hai un'analisi che è tua e puoi andare a fartelo fare da una società offshore in India, in Cina, in Sud America, sperando magari di pagare meno, se vuoi. Queste sono le globalizzazioni che voi mi insegnate. Però lo strumento è sempre questo. Allora, se lo usiamo in questo modo, chiaramente dovremmo essere, no, più precisi, più fiscali, eccetera. Ok, questo suggerimento che c'è qua in fondo, evitiamo i vincoli non necessari, significa che dobbiamo sempre chiederci, ogni volta che aggiungiamo una dipendenza, soprattutto sequenziale o cose di questo genere, chiederci: ma questo è veramente necessario o è la prima cosa che mi è venuta in mente? O è una scelta che ho fatto io in questo momento? Perché più io vincolo la specifica di un sistema, più ovviamente questo dovrà essere... creerà dei vincoli appunto in chi lo dovrà implementare, quindi poi alla fine anche dei costi. Allora, quei vincoli voglio che ci siano perché mi servono, perché hanno un senso, allora li esprimo. Altrimenti posso lasciare non espressi, metto le cose in parallelo, non metto dei dettagli, perché mi va bene che venga implementato in modo qualsiasi, in uno qualsiasi dei modi possibili. Allora, se lascio a chi realizza il sistema più libertà, lui ovviamente lavorerà in modo più efficiente. Se invece lo vincolo di più, lo obbligo a fare le attività in più. Quindi trovare il punto in cui mi devo fermare e dire: va bene, adesso in poi fai tu. Tanto le cose essenziali le ho messe, quelle che a me interessano. Da questo punto di vista, questa parte sulle domande non mi soddisfa mica tanto ancora, perché prende una scelta, ma magari non conviene non fare così, magari conviene fare, che ne so, l'elenco delle domande all'inizio e poi l'utente sceglie quella a cui rispondere. Diciamo che abbiamo buttato giù una soluzione che è accettabile, ma saremmo anche disposti a ragionare su delle altre. Non abbiamo analizzato bene questa parte del processo. Allora, in questo caso è sovravincolato, secondo me. Cioè, stiamo prescrivendo che deve essere fatto in questo modo, quando in realtà potremmo anche accettare che venisse fatto in modi diversi. Studiamolo insieme. Tu cosa ne pensi? Come lo faresti? Allora, poi dà un'apertura all'analisi. Se invece lo blocco così, dico: lo voglio così, basta. Magari tu avevi un modo migliore di farlo, ma non te lo lascio fare perché te l'ho già specificato così. Quindi, ovviamente non c'è la regola precisa, è tutta una questione di trovare il giusto compromesso. Ok, a parte queste questioni metodologiche generali, veniamo ai 3-4 costrutti che ci mancano. Allora, finora abbiamo descritto un processo che prosegue, va avanti, sulla base del completamento delle azioni che sono previste. Quindi in qualche modo il processo, una volta che è partito, è autonomo, nel senso che purché le varie persone, il docente, lo studente, chi che sia, facciano ciò che devono fare, il processo può andare avanti. Nella realtà però ci sono dei casi in cui il processo si deve bloccare perché servono degli eventi esterni per poterlo sbloccare. Una, in realtà, ho fatto finta di niente, ma ce l'avevamo già qua. A questo punto, è vero
che non appena il docente ha finito di inserire l'elenco e preparare le domande, lo studente si può autenticare? No. Si può autenticare solo il giorno dell'esame, la data dell'esame. Quindi questo processo, prima di proseguire nell'attività lo studente si autentica, deve fermarsi in attesa di un evento esterno. Allora, l'evento esterno più semplice che possiamo immaginare è il tempo. Si ferma fino a giovedì prossimo. Il docente ha finito, ha fatto tutto ciò che doveva fare, non ha più bisogno di fare nulla, e poi tutto sta fermo fino a giovedì. Poi giovedì lo studente si autentica. Allora, questo come lo rappresento a livello di processo? Lo rappresento con questo simbolo di clessidra stilizzata. Sono due triangoli messi uno in testa all'altro. Questo simbolo di clessidra sta a indicare che il token arriva in qui e qui si ferma fin tanto che una certa condizione temporale non si verifica, non è scaduta, non è passata. E può essere un tempo assoluto o un tempo relativo. Qui in questo esempio indica un tempo relativo. Metti il cibo nel microonde, accendi il microonde, aspetta 5 minuti, 5 minuti nel microonde sono tanti, e poi tira fuori il cibo. Quindi vuol dire che il token rimane congelato qui per 5 minuti. Quindi in quel caso è un tempo relativo perché è il tempo relativo all'istante di ingresso e il token viene liberato 5 minuti dopo che è entrato. Nel nostro caso invece abbiamo un tempo assoluto. Cioè il token deve fermarsi e non permettere allo studente di autenticarsi finché non arriva la data dell'esame. Quanto sta lì dentro il token? Beh, ci può stare 5 minuti se il docente finisce all'ultimo momento di preparare domande, ci può stare un mese se il docente finisce con molto anticipo. L'importante è che fisso la data di liberazione del token. Allora, facciamo che correggerlo, aggiungiamo la clessidra, che è questo simbolino qua, un evento temporale, e qui indico che il tempo è la data del compito. Data del compito. Compito, data, ok, ce l'ho, l'informazione che ho. Quindi in questo modo il disegno diventa più brutto. Allora, qui entro qui e poi ci esco per andare qui. Non la metto lì in mezzo perché non ci sta per il disegno, la metto a fianco. Quindi questo indica che il processo non può proseguire autonomamente, ma a un certo punto si ferma e deve aspettare o una certa quantità di tempo, oppure fino a quando non si arriva a un certo istante di tempo. È un evento esterno perché non dipende dagli attori del processo, non dipende né dal docente né dallo studente, dipende dall'orologio che gira. E quindi è un'entità esterna al processo stesso. E questo è il tipo più semplice di evento esterno che può condizionare l'esecuzione di un processo. Quando vi registriamo i voti d'esame, vi diciamo sempre, li ho registrati oggi, li vedrai da domani. Perché? Perché a mezzanotte o all'una parte il processo che aggiorna i voti, aggiorna il portale, viene aggiornato tutte le notti. Non è un aggiornamento continuo. No? Viene aggiornato una volta al giorno, di notte, nottetempo. E quindi lì, anche lì c'è, tra pubblico i voti e li posso vedere, passa, no? Devi aspettare che avvenga l'aggiornamento. L'aggiornamento avviene solamente a una certa ora tutti i giorni. Quindi il processo di aggiornamento, davanti c'è una clessidra che dice aspetta che siano le 2 di notte, o giù di lì. Ok, dicevo, questo è l'evento più semplice. Poi ci possono essere, vabbè, questo qua è l'esempietto con la
Poi possono esserci altri eventi esterni, non di tipo temporale, in cui il processo per poter proseguire deve aspettare che qualcun altro gli dica qualcosa. Stiamo immaginando un ambito nel quale ci siano tanti processi che girano in parallelo nel nostro sistema informativo, in altri sistemi informativi. E questi vari sistemi in qualche modo collaborano e si scambiano informazioni. Quindi a un certo punto il nostro processo dovrà fermarsi in attesa che arrivi un'informazione, un segnale, un'indicazione, un valore da parte di qualcun altro. È un valore, un'informazione che lui non si può generare da solo. Nessuno dei suoi attori, nessuna delle persone che gestisce quel processo è in grado di farla, quell'informazione, di averla. Devo aspettare che arrivi dall'esterno. No? Quindi in questo caso un'informazione che dice quando l'acqua bolle. Allora questo non posso dire quando l'acqua bolle vai avanti e aggiungi la pasta, butta la pasta. In questo caso non è un tempo fisso. È un'informazione che mi arriva dall'esterno, in questo caso è facile perché basta guardare, no? Però in casi più complessi, voi che ne so, potete immaginare di aver mandato una domanda e aspettate la risposta. Quando vi arriva la risposta, allora potete proseguire a fare i passaggi successivi. No? Tanti in questo corso, ad esempio, stanno facendo domande di trasferimento. Ma tu hai fatto domanda, il passo successivo tuo sarebbe iscriverti, ma non puoi farlo fin tanto che non ti arriva la lettera, ti abbiamo accolto la domanda di trasferimento. Quella lettera non te la puoi far tu, non dipende da te, ti arriva dall'esterno. A un certo punto, quando ti arriva, tu puoi sbloccare il tuo processo, ma finché non arriva, il processo rimane bloccato. Allora, astraendo rispetto a questo, parliamo di... attività nelle quali il processo rimane fermo in attesa di un segnale esterno o di un evento esterno. Segnale e evento li usiamo anche qua come quasi sinonimi. Quindi lì mi fermo e non aspetto che arrivi una certa ora, ma aspetto che arrivi una certa informazione. Da chi? Da qualcuno esterno al processo. Questi segnali o eventi sono uno strumento che usiamo per creare delle sincronizzazioni interprocesso, tra processi diversi. Il processo al suo interno si sincronizza con le frecce, con i fork, con i join, eccetera. Sincronizza le attività con i costrutti che abbiamo visto. Ma quando un processo deve sincronizzarsi con un altro processo, che ognuno va avanti per conto suo, cosa fanno? Si parlano. Si parlano scambiandosi dei segnali. Allora, a un certo punto un processo si ferma in attesa di un segnale che sarà inviato da un altro processo. E infatti come simmetrico, complementare rispetto alla ricezione di un segnale, abbiamo un'attività che è quella dell'invio del segnale. No, lo distinguiamo dalla forma perché la ricezione ha una freccia che entra, perché qui entra qualcosa, entra un'informazione, e invece l'invio ha la forma di una freccia che esce, che manda fuori. Allora, l'invio di un segnale o di un evento è un'azione istantanea, per cui il token cade attraverso velocemente, nel momento in cui passa da qua viene una certa informazione che è in possesso a questo processo, viene inviata a qualcun altro esterno al processo. Quindi questi meccanismi li abbiamo quando abbiamo più processi diversi nello stesso sistema informativo o anche in sistemi informativi diversi che hanno bisogno di scambiarsi informazioni. Scambiarsele in modo automatico
o scambiarsela anche in modo mediato dall'operatore. Prendo un foglio, lo metto in una busta, lo spedisco, metto il francobollo, aspetto che torni. L'invio è un'operazione atomica che non porta via tempo se non quello materiale dell'invio dell'informazione. Quindi non è bloccante. L'ho inviato e subito dopo chiudo. La ricezione invece è un'operazione bloccante. Non posso andare avanti finché non ricevo questa informazione. Noi non c'era nella descrizione di ieri dei tirocini, no? Però pensate che la fase di attivazione del tirocinio, ve l'avrà detto lo stage and job, puoi partire solamente da quel giorno là, però aspetta la conferma. E la conferma cos'era? Era che l'assicurazione sul lavoro dicesse che aveva registrato il vostro tirocinio. Il motivo per cui da quando presentate la domanda, quando iniziate il tirocinio in azienda, non potete iniziare il giorno dopo, ma servono alcuni giorni, è che lo stage and job deve comunicare all'assicurazione, che è un ente esterno, i vostri dati, e loro devono dare conferma di aver fatto partire il contratto di assicurazione sul lavoro, che è l'aspetto più importante di tutto il tirocinio, perché se manca quello vi fate male, vanno tutti nelle grane. Allora, in quel caso, se dovessi modellare quel processo, non c'è. Però se lo dovessi modellare, avrei a un certo punto l'ufficio stage and job invia l'assicurazione dei dati, poi eventualmente può fare altre cose, ma poi a un certo punto si blocca in attesa della conferma da parte dell'assicurazione. L'assicurazione non partecipa al nostro processo, non usa il sistema informativo del Politecnico, userà i suoi forse, oppure lo fa a mano via fax, non ci interessa. Però a un certo punto il Politecnico invia un'informazione all'esterno del processo, a qualcun altro, e poi si rimane in attesa della risposta da questo qualcun altro. Quindi questi meccanismi di sincronizzazione li vedremo magari quando faremo gli esempi un pochino più complessi. Ricordiamoci solo per ora che non sono mai da usare all'interno dello stesso processo, ma sempre da usare tra processi diversi. Ok? Vabbè. Qui c'è un esempio di un sistema di prenotazione per il quale tu vuoi prenotare un posto, non so, per un viaggio. Adesso non si usa più tanto, una volta quando poi prendi un biglietto aereo, prima lo prenotavi, poi la prenotazione rimaneva valida per qualche giorno e poi potevi decidere di pagarla e confermarla oppure no. Invece adesso con la concorrenza che c'è, devi comprare, nel momento in cui lo decidi devi già comprarlo, no? Non puoi mantenere attiva una prenotazione. Però il processo era questo, io decido di prenotare un biglietto e il mio sistema informativo manda la prenotazione a un certo ente esterno. Poi mi metto in attesa. In parallelo, vedete che qui ho due token, uno che aspetta la conferma e l'altro che aspetta 48 ore. Allora, se dall'altra parte mi arriva la conferma, io compro il biglietto. Se invece entro 48 ore non mi arriva la conferma, annullo la prenotazione. Quindi mantengo valida la prenotazione fino a quando o non mi arriva la conferma o non è scaduto il tempo per cui quella prenotazione rimane in vita. Questo è un costrutto un po' strano, non è per nulla strutturato perché vedete che c'è un fork e non c'è un join. Perché ovviamente non capiteranno mai tutte e due. O arriva prima questo e allora prenoto, oppure passa il tempo senza che mi arrivi la comunicazione e allora annullo. Quindi è un if strano. È un fork fatto per realizzare un if. Perché non potevo fare un if? Perché a questo punto qui non so ancora se mi arriverà la conferma in tempo. Quindi non posso deciderlo qui.
Dico, ma può capitare questo o può capitare quell'altro? Andiamo avanti sulle due strade e poi vediamo quale delle due prosegue. Un po' particolare. Però questo mette insieme il fatto che il processo può rimanere bloccato perché non posso comprare il biglietto che avevo prenotato finché non mi arriva la conferma. Dal sistema di prenotazione mi dice, ok, quel posto è ancora libero, puoi comprarlo. E non posso decidere di annullarlo prima delle 48 ore. Non voglio decidere di annullarlo, mi conviene tenerla attiva la prenotazione. Quindi può rimanere bloccato per motivi diversi. Qui poi perdiamo un token, ovviamente, in questo processo qui. Nel senso che se arriva la conferma, il token arriva qui, scende, il processo finisce, l'altro token era qui, non scenderà mai più perché se il processo è finito, i token vengono distrutti. E questo è il primo insieme di costrutti. Allora, i più facili da usare sono quelli temporali, quelli sui segnali li abbiamo visti, ma non abbiamo ancora visti in uso perché non abbiamo finora fatto sistemi complessi, più complessi, che richiedono più processi paralleli. Secondo costrutto aggiuntivo è quello di specificare all'interno del processo anche i dati che vengono trasferiti tra le varie attività. L'avevamo detto all'inizio, no? Le attività si scambiano cosa? Sincronizzazioni, cioè finisco io, vai avanti tu, e dati. Questo è il compito che ho caricato e quindi questo è il compito che farai vedere agli studenti. Cambiarsi i dati significa alla fine aver aggiornato il modello concettuale con delle istanze nuove, le quali verranno riprese dal resto del processo. Allora io posso anche specificare nel modello di processo il dettaglio di quali sono le singole istanze o le classi, se voglio semplificarlo, che vengono scambiate tra un'attività e un'altra attività. È un livello di documentazione in più. Praticamente come si fa? Si può inserire un'istanza come parte di un arco. L'arco va da verifica l'esame e registra il voto. Questo è un arco sequenziale, un dipendente sequenziale. Registra il voto dopo che hai valutato l'esame. Quale informazione viaggia tra queste due attività? Cioè, qual è l'informazione che valuta l'esame, genera e che a sua volta viene consumata da registra il voto? E beh, il voto è questa informazione. Quindi in questo caso viene qua esplicitato. Allora, di tutto il modello concettuale che è fatto in 94 classi, in questo arco specifico, in questa dipendenza specifica, quello che interessa, che viene trasferito, è questo valore. Quindi qui sto dettagliando meglio quelli che sono, beh, qui lo vedo come valori trasferiti in un arco di dipendenza, ma se poi lo guardo dal punto di vista delle attività, questo è l'output che quest'altro deve generare e contemporaneamente sto dicendo che questo è l'input che questo altro blocco deve ricevere, su cui deve lavorare. Quindi, nello specificare i dati scambiati, sto specificando anche meglio quali sono gli input e gli output di ciascuna attività. A volte è quasi implicito, a volte può far comodo rappresentarlo. Se lo voglio rappresentare, posso usare questo costrutto che è qua. No, aspetta, object node. Object node è qua, no? E sono sempre tutti rettangoli ma fanno cose diverse. Object node è un nodo, rappresenta qual è l'oggetto che viene trasferito da un modulo all'altro, da un blocco all'altro, da un'attività all'altra. E lo possiamo interporre sulle frecce, adesso non lo faccio qua per non complicare troppo il disegno. Quindi qui significa che l'attività precedente crea un oggetto e questo oggetto viene consumato consumato nel senso non di distrutto ma usato, il valore viene usato dall'attività successiva.
E quindi in realtà gli archi di dipendenza possono assumere varie forme, questo dal punto di vista, diciamo, puramente grafico. Quindi da un'attività a un'altra posso avere semplicemente la freccia che mi dà la dipendenza sequenziale, prima, dopo. Nella terza riga vediamo la stessa freccia con interposto un oggetto. L'oggetto, l'ordine, è l'oggetto che viene generato dal processo di ricezione dell'ordine e viene usato dal processo di esecuzione del pagamento. La semantica sequenziale è la stessa, cioè che l'esecuzione del pagamento viene dopo la ricezione dell'ordine, la stessa del primo. Ma qui specifico una cosa in più, che qual è l'informazione che il primo genera e il secondo utilizza. Quest'altra notazione è un semplice rimando, cioè se il disegno diventa troppo complicato, metto dei rimandi, arrivo al punto A e poi il punto A lo riprendo da un'altra parte del disegno, per ragione di ordine lo faccio da un altro lato, quindi un semplice rimando grafico. Semanticamente è come se questa linea, questo è un buco nell'iperspazio che riemerge dall'altra parte, è in realtà una linea unica, unita, esattamente la stessa cosa del primo. Ciò che dal punto di vista grafico appunto si può fare, mi pare che sia questo. Il connettore. Qui ci mette un N dentro per indicare che spesso si usa anche 1, 2, 3 come numerini, come semplicemente dei rimandi grafici. Niente di più. Non hanno, nessuna di queste cose blocca il token. Ecco invece un modo alternativo di indicare i dati che sono scambiati tra due attività è quello di definire le cosiddette porte. Cioè, su un activity io posso definire una porta che è un bubbone di espansione che è dotato di un nome. Quindi questa attività riceve ordine, ha una porta di uscita che si chiama ordine. Queste porte indicano quali sono i dati che vengono generati o i dati che vengono acquisiti. E quindi collego la porta in uscita ordine dell'attività ricevi ordine con la porta di ingresso, che si chiama anche lei in questo caso ordine, dell'esecuzione del pagamento. È un altro modo di rappresentare la stessa cosa. Se non lo voglio mettere come oggetto intermedio, lo metto come porta in uscita e porta di ingresso. Prendo il nome di porte, queste cose. Significa semplicemente che quando esco di lì sto uscendo con quel dato. Sono qua. Porta d'ingresso, porta di uscita. In inglese le chiamano PIN, input PIN, output PIN. E ce l'ho, quando ce l'ho l'aggancio, no, e posso creare su una determinata attività anche più di una porta. Gli darò un nome, poi la freccia che esce da lì significa che si porta di, quando esco di qua mi porto dietro un certo dato. È un altro modo, ops, non farmi così, è un altro modo che occupa meno spazio, tutto sommato, e forse come disegno un pochino più pulito rispetto all'altro, ma questi due sono equivalenti, no, i secondi due sono equivalenti. Ok, solamente come artifici grafici che possiamo usare. E così per completare un po' la panoramica sui vari simboli che troviamo sulla toolbar. Poi c'è un altro costrutto, che è, questo è puramente grafico, però a volte può tornare comodo, che è un nome un po' strano, Swimlane. Swimlane sono le... avete presente la piscina, no? Qui ci sono le corsie. Le corsie di nuoto. Non so se hanno un nome italiano, come si chiama, corsie. Però le swim sono quelle da nuoto, non sono le altre. In cui... ciascun nuotatore ha la sua. Allora, questo è un modo grafico di rappresentare la responsabilità delle varie azioni. Noi la responsabilità delle azioni l'abbiamo già data, eh? Abbiamo detto lo studente fa, il docente fa, il sistema fa, quindi abbiamo già detto chi fa ciascun blocco. È anche possibile invece dividere il disegno in corsie, no? Ciascuna corsia
data ha una figura diversa. Quindi avere una colonna, la corsia per il professore, per il docente, la colonna per lo studente, la colonna per il sistema, qui parla dell'amministrazione, è un processo diverso rispetto al nostro. E quindi tutte le attività che sono di competenza del docente le mettiamo nella colonna del docente. Tutte le attività che sono di competenza dello studente le mettiamo nella colonna dello studente e così via. Questo a colpo d'occhio ci permette di capire chi fa che cosa. Ci permette di semplificare il testo che scriviamo dentro la singola attività, perché non dobbiamo più dire lo studente fa, e se è nella colonna dello studente, per forza che è lo studente. Qui mettiamo solamente più l'azione e non il soggetto. Abbiamo messo fattore comune soggetto. E ci permette di vedere un'altra cosa interessante, che sono le comunicazioni tra i vari attori. Cioè ogni volta che una freccia attraversa le corsie, significa che un'informazione deve passare dal professore allo studente, dal professore alla segreteria, dallo studente al professore. Devono parlarsi, devono comunicare, quindi dovremmo immaginarci un modo con cui comunichino, quale informazione si scambia. Mentre invece finché abbiamo frecce all'interno della stessa corsia, sono passi diversi dello stesso processo che però è interno a quella persona, a quel ruolo, a quell'ufficio, a quel settore del sistema informativo. Quindi esplicita quelle che sono le comunicazioni intersettoriali o intergruppo. Dà un pochino di importanza in più, no? Le evidenze. Poi dal punto di vista semantico non cambia nulla, cioè esattamente le informazioni che ci sono qui sono esattamente le stesse che c'erano qua. Solo che qui dobbiamo andare a leggere il soggetto di ciascuna attività. E quindi qui c'è una freccia da un'attività che fa lo studente e un'altra attività che fa lo studente, capiamo che non deve dire nulla al docente. Mentre qua c'è una freccia tra la conferma dello studente e la correzione dei voti del docente, significa che qua l'insieme delle risposte date dallo studente viene trasferito al docente che le può vedere. Quindi l'informazione è la stessa. È solamente organizzata in modo diverso. È molto chiaro quando abbiamo un processo che si sviluppa in modo abbastanza sequenziale, con dei for, per carità. Quando cominciamo a avere dei loop, dei ricircoli, questo comincia un po' a complicarsi troppo, perché queste frecce qua devono fare dei giri abbastanza lunghi. Però è una questione di preferenza. Vogliono dire la stessa cosa. Preferite mettere soggetto in ogni attività? Mettete soggetto in ogni attività. Preferite invece identificare i soggetti per colonne e poi spostare l'attività all'interno della colonna giusta? Fate così. L'informazione è la stessa. È solo una questione grafica di colpo d'occhio di come vi piace di più disegnarlo. Questo lavora molto di più sul colpo d'occhio. Vedo già subito sulla prima riga chi è coinvolto in questo processo. In altro caso devo andarmi a leggere tutte le attività per capire chi è coinvolto. Però se pensiamo di dividere su tre colonne, noi abbiamo docente, studente e sistema, tutto questo processo, vabbè, non è particolarmente complicato, perché i primi blocchi sono solamente il docente, i blocchi intermedi sono solamente lo studente con un po' di sistema e l'ultimo blocco è di nuovo docente e sistema. Quindi probabilmente riusciamo a spostare, non ci sono troppe comunicazioni, tutti questi loop vengono bene perché sono all'interno della stessa colonna. Dal punto di vista del tool, fatemi fare un diagramma nuovo perché sennò non si torna indietro. Per costruire il swim lane potete usare questo strumento qua, che lui chiama partition. Partizione verticale. Ne metto tante e quindi potrei avere nel mio caso studente, poi sistema, o no, mettiamo prima il docente che comincia da lui, poi lo studente ed eventualmente il sistema e potete giocare a prendere con copia e incolla i vari blocchi che avevamo messo prima, trasferirli nella colonna giusta.
qui, lui dovrebbe essere abbastanza furbo da non ve lo fa mettere a cavallo, neanche se ci provate, quindi o dentro una o dentro l'altra, quindi ha una semantica associata dal punto di vista grafico, e disegnare il processo in questo modo, in questa modalità grafica. Ci sono ovviamente degli elementi che sono tutti gli elementi che non corrispondono alle attività vere e proprie, che sono un po' arbitrari, cioè dov'è che metto il nodo d'inizio? Lo metto dove voglio. Dov'è che metto il fork e il join? Le metto dove voglio. Non è che quel fork lì lo fa il docente o lo fa lo studente. Semplicemente è una regola di smistamento del token. Quindi quegli elementi lì alla fine devo metterli in qualche corsia, ma la corsia in cui li metto è del tutto arbitraria. Non ha nessun significato il fatto che il fork sia sulla prima o sulla seconda colonna, così come il nodo di partenza sia sulla prima o sulla seconda colonna. Beh, per ragione di pulizia il nodo di partenza lo metto vicino alla prima attività, per evitare di fare delle frecce che vanno di qua e di là inutilmente, ma di per sé non ha nessun significato. Il significato è solo attribuito alle attività, all'invio di segnali, alla ricezione di segnali e alle attività di tipo azione. Tutti gli altri nodi, for, join, choice e merge, sono liberi, non sono legati a una colonna, a uno specifico attore. Neanche la choice, che dice ma faccio questo oppure faccio l'altro, perché in realtà è una scelta che viene fatta su dati già esistenti, su informazioni già esistenti. Quindi l'attore è colui che produce le informazioni. Poi il nodo di choice semplicemente le analizza, ma non coinvolge nessuna di queste figure. Vabbè, questo poi va avanti a far vedere un esempio di processo. È un pochino più difficile vedere la strutturazione del processo perché sono obbligato a spalmarlo in orizzontale, quindi se ho invece raggruppamenti verticali li noto di meno. Vabbè, ci sono altri esempi. Ok, quindi queste sono solamente le rappresentazioni grafiche, potete decidere quale utilizzare a seconda del tipo di diagramma che volete fare. E questi sono tutti i costrutti che ci servono, quasi, tranne uno. Questi si possono poi organizzare secondo dei pattern, dei modelli un pochino più di alto livello. Già prima non abbiamo potuto fare a meno di dire qui c'è un ciclo, quando in realtà non c'è un costrutto specifico per il ciclo, è un nostro uso che facciamo dei nodi choice e merge per realizzare un ciclo. E quindi non è un costrutto primitivo, ma è come si dice, un pattern, cioè un modo di usare, di organizzare i costrutti primitivi che riconosciamo e usiamo spesso perché troviamo utile. Allora, un pattern è quello di lavorare sulla strutturazione del processo. Noi le abbiamo detto parole, ma non sapevamo come disegnarlo. Qui c'è lo studente che fa il compito, risponde alle domande. Questo insieme di blocchi per noi sono come un tutt'uno. Come si può rappresentare? Si può rappresentare attraverso un'attività particolare che si chiama attività complessa, che è identificata da questo piccolo tridente nell'angolo che sta a indicare il flusso di attività. Cioè, quello è un nodo che per noi non è un nodo atomico, ma è un nodo che a sua volta sarà espanso in altri. Lo metto come esempio qua, qui ce l'abbiamo qua. Immaginate che a un certo punto lo studente svolge l'esame e questa è un'attività complessa. Io non voglio complicare troppo il disegno qua e far vedere tutti i vari sottocasi di come fa lui a svolgere l'esame. Disegno un'attività complessa con l'indicazione che, attenzione, che questa non è un'attività unica, atomica, ma a sua volta è articolata. E come faccio ad articolarla? Beh, ci faccio doppio clic, no, non doppio clic, dov'è? Sul bordo, non sul nome, e creo un diagramma, un activity diagram apposta per descrivere come è fatto questo. Dico di sì e lui mi crea un activity diagram che si chiama svolge l'esame, cioè il nome dell'attività complessa.
Allora qua dentro io posso andare a dire che l'esame si svolge così. Adesso vedo se riesco a fare un copia e incolla senza farmi troppo male. Una cosa del genere. Copia. Poi c'è troppa roba qua, dovrò mettere un nodo di partenza, un nodo di arrivo. Adesso non so se ho preso giusto, sto facendo solamente per esemplificarlo dal punto di vista grafico. E questo è un activity diagram, una subroutine, no? Una sottoprocedura, una sottofunzione che richiamiamo da un diagramma di attività più ampio. Per cui quando entro in questo, in questa attività complessa, in realtà sto entrando nel nodo di partenza dell'activity diagram che specifica come è articolata l'attività complessa. Vado avanti, faccio tutto ciò che devo fare, quando arrivo al nodo di uscita, il token viene riportato qua all'uscita dell'attività madre. Questo lo posso fare ovviamente se riesco a identificare una zona del diagramma che ha solo un punto d'ingresso e un punto d'uscita. E questo è ciò che chiedevamo quando volevamo il diagramma strutturato. Quindi mi permette di poterlo vedere su più livelli. Qui svolgo una macrofase, questa macrofase te la spiego da un'altra parte, in un'altra pagina, così ho la visione di insieme di tutto il processo e poi ciascuna delle fasi del processo viene dettagliata a parte e poi ovviamente la cosa si può ripetere a piacere, perché anche nella sottoattività potrai inserire delle attività complesse che a sua volta sono descritte altrove. Quindi è un modo di fare dei richiami tra un diagramma e l'altro. La semantica è che l'avvio e l'arresto delle attività sottostanti, questa e questa, corrispondono all'ingresso e all'uscita del token nell'attività complessa. È un po' come fare dei rimandi da un foglio all'altro. Però mentre il rimando lo puoi fare a caso tra due punti qualsiasi, questo lo fai con un processo che ha esattamente un punto di inizio, un punto di fine e basta. E questo è sicuramente consigliabile abbondarne, nel senso che più strutturo questa, uso questo, più riesco a ragionare per pezzettini, anche visivamente vedo i vari livelli di ragionamento, i vari livelli di progettazione. E posso già cominciare sul processo nel suo, a ragionare sul processo nel suo complesso, prima ancora di aver definito i dettagli dei sottoprocessi. Anche dal punto di vista del disegno non devo spostare le cose 60.000 volte. Ok, sui cicli abbiamo già parlato, nel senso che un ciclo in realtà viene realizzato attraverso un uso di un ciclo, di un nodo merge, un nodo choice, girati al contrario. Nel senso che se noi abbiamo prima la scelta e poi la ricongiunzione, il merge, stiamo facendo un if. Prima decido di che strada andare e poi, a seconda di che strada ho preso, poi ricongiungo i flussi e continuo. Se invece ho il merge prima del choice, in questo caso il merge è qua in alto e il choice è in basso, significa che sto facendo un ciclo. Il merge mi indica il punto di inizio del corpo del ciclo, da dove comincia la parte che si ripete, e il choice sottostante mi dirà qual è la condizione che mi decide, che determina se devo ripetere ancora oppure posso uscire. E nello stesso tempo mi delimita la fine del corpo, la fine della parte che mi ha ripetuta. Quindi un po' l'aperta e la chiusa graffa dei costrutti del linguaggio di programmazione. In questo caso la condizione viene verificata dopo il ciclo, dopo aver eseguito almeno una volta il ciclo, questo è il caso normale. Possono esserci dei casi invece in cui, vabbè, qui c'è il dominio che si muove, ci sono invece dei casi in cui la condizione la possiamo voler verificare all'inizio, quindi questo, anche questo è un ciclo dove c'è un unico nodo che funge da split e da merge, come vedete, scusate, da merge e da choice, perché arriva il token qui e può uscire a destra o in basso. A seconda che ci siano degli elementi da elaborare, scende giù, oppure che non ci siano, va a destra. Se ci sono elementi da elaborare, li elabora
poi torna su a rivalutare se ce ne sono ancora. Quindi quando torna su vede che ho due frecce entranti, quindi questo è un po' un merge, ma ho anche due frecce uscenti e quindi lui ha anche uno split, un choice. In questo caso particolare, possiamo, visto che è tutto collassato su uno solo, possiamo anche evitare di averne due, uno attaccato all'altro. È sempre strutturato perché abbiamo un punto d'ingresso, che è quello di prima di cominciare a considerare il primo elemento, e un punto di uscita, che è qua, o qua sotto, dipende dove vi piace vederlo, che è dopo che ho finito di iterare. Quindi non ho... La differenza tra questo e quell'altro, questa struttura a ciclo, è che in questo caso io considero di fare il lavoro almeno una volta, e poi mi chiedo se devo farlo più di una volta, come abbiamo fatto per le domande. Come prima cosa, non è che ti chiedo, hai finito l'esame? Sì, no. No, come prima cosa ti presento una domanda. Invece in quest'altro caso posso uscire prima ancora di aver fatto, o senza fare neppure una volta il ciclo. Può darsi che ci siano dei casi, allora in quel caso la condizione la anticipiamo. Quindi questo diventa sia un devo farlo almeno una volta, che un quante volte devo farlo. E poi, volendo, uno può complicarsi la vita a fare dei cicli più strani possibili, ma io non lo consiglio perché crea poi un diagramma non strutturato, non è possibile organizzarlo in modo gerarchico e così via. Quindi già questo è male. L'ultima cosa che vi dico oggi è abbastanza facile, per cui la posso condensare nell'ultimo minuto. Noi abbiamo visto il nodo di terminazione del processo. In realtà ce ne sono di due tipi. Un nodo di terminazione che conosciamo, e poi c'è un altro nodo che si chiama terminazione implicita, che ha questa forma strana, questa X. La semantica di questo nodo è che lui distrugge il token che gli arriva, ma lascia vivi gli altri token. Quindi questo è un nodo che termina un flusso di esecuzione, ma non termina il processo. Quindi ho fatto B, poi da qua non devo più fare nulla, quel token me lo dimentico, lo distruggo. Quindi è un distruttore di token. Ma l'altro token rimane vivo, e quindi quest'altra parte di processo va ancora completata. A differenza del nodo di terminazione esplicito, o completo, che invece quando riceve il token termina il processo. E termina il processo significa che oltre a distruggere il token che malauguratamente cade dentro, distrugge anche tutti gli altri token attivi in quel processo. Quindi abortisce in certo senso gli altri cammini paralleli del processo. Quindi sta a noi decidere se il processo è finito oppure se vogliamo solamente terminare una delle frange parallele in cui il processo si sta sviluppando. Abbiamo queste due scelte. E ovviamente a livello di tool questo lo troviamo qua a vicino. Quindi a fine dell'attività, oppure lui lo chiama flow final node, cioè nodo terminale solamente di un flusso, di uno dei flussi paralleli di esecuzione. Ok? Ci vediamo mercoledì.